la partita giusta per trovare il primo gol. Sì, sono contento perché mi pesava un pochino, ci sono andato vicino tante volte quest'anno e finalmente è arrivato, poi aver vinto 1-0, essere riuscito a far gol e poi non averne concesso nessuno agli avversari, una squadra forte come la Correggese. Mi rende felice il doppio, anzi, super critico come sono, mi rosico un po' perché potevo fare la doppia, però dai, la tengo per la prossima volta, però contentissimo per la squadra, perché non era facile venire su un campo difficile dopo una vittoria importante come quella del Crema. La buccia di banana era dietro l'angolo, invece siamo stati maturi, sofferto al momento giusto e va bene, dobbiamo soffrire fino al 90esimo perché non ci piace chiudere le partite prima, ma lavoriamo per questo, quindi bravi, bravi ragazzi, bravi tutti, perché veramente è stata una vittoria del gruppo. Quarto posto in classifica insieme ad altre tre squadre, però dal settimo posto in giù si comincia a prendere un po' le distanze adesso. Sì, non ho visto la classifica, ora abbiamo fatto questo filotto di partite con le squadre forti di questo girone. Adesso arrivano le partite, quelle in cui bisognerà dimostrare di essere vincenti, perché sono quelle un po' più difficili, sono quelle magari dove troverai avversari che ti rispettano un po' di più, che giocano meno a calcio, quindi sono quelle un po' più complicate. Però noi siamo forti, stiamo lavorando bene, è un gruppo che veramente lavora bene. Oggi mi spiace perché c'è gente che è dovuta stare fuori, come magari De Stefano che è venuto con noi, è stato in tribuna, nonostante si alleni benissimo tutta la settimana, poi siamo un gruppo che magari c'è qualcuno che gioca poco, però come Fabio le ultime due giornate si è fatto trovare sempre pronto perché lavora benissimo in allenamento, e tanti altri, sappiamo che il mister è uno che coinvolge tutti, c'è bisogno di tutti. Oggi eravamo senza il Brogno, eravamo con Brando a mezzo servizio, adesso speriamo di riuscire a recuperare tutti, perché poi diventiamo fastidiosi, perché magari in partita in corso ti entrano giocatori come Keros per esempio, che ti riescono a dare una mano grossa, e sono contento anche per Gibe perché è entrato gli ultimi 20 minuti, ci ha dato una mano, è un ragazzo che sta lavorando bene, sta crescendo tanto, quindi la strada è quella giusta, ma è ancora lunghissima.